Salve a tutti e bentornati su Sonic Frontiers The Final Horizon. Nello scorso episodio ho sofferto per molto tempo e di nuovo, e in questo episodio affronteremo il boss finale del gioco. Quindi parliamo subito col Cocco Re Maestro e cominciamo. È giunta l'ora. Schema personaggio? Ah, ok, questo è interessante. Ma no, procediamo alla battaglia finale. Pronte per la battaglia finale? Sì, andiamo. Ho già paura. Ehi, è bello vederti. Ci sei riuscito? Naturalmente. Bene. I tuoi amici purtroppo non sono in grado di sopportare la cybercorruzione come fai tu. Voi sì che siete i migliori. Cosa vorresti dire? Di solito non te lo meriti, ma ehi, stavolta sì. Non c'è tempo, ti ordino di salvarci. Supreme. Rieccolo qui. Wow. Ok. Direi che la tecnica migliore. Ah, un secondo. È ancora presente. No, ok. Stavolta il parry va benissimo. Vorrei fare un. Ok, non posso ancora. Va bene così. Wow, quanto debole. Tanto per siamo in hard, giusto? Sì, ok, siamo in hard. Benissimo. Il parry vi faccio notare che è ancora quello bello e non è quello perfetto, almeno per ora, diciamo. Quanti proiettili sparano questi cosi? Sono un po' troppi forse per i miei gusti, ma fa niente. Devo distruggere più presto almeno uno di questi cosi. Ok. Fa niente. Ok. Dai, però non avevo il tempo proprio di farlo il parry così. Sembra un po' ingiusto. Personalmente sembra un po' ingiusto. Supreme, da parte tua. Ho molta paura comunque per il vero boss finale, perché sicuramente palesemente sarà il boss finale. Nuovamente Supreme. Ok. Ok. E ok. E adesso posso riattaccarti. Perfetto. Ti prego, fammi sbloccare. Oh, un secondo. Perfetto. Vai. E ok. Mamma mia, quanti. Forse mi converrebbe attaccare questo che non mi sta sparando niente per il momento. Benissimo. Non posso proprio fare il parry. Non posso proprio parare questo colpo. Oh, salve. Dimmi che stavolta posso interagire meglio con questo coso. No, non sembra. Peccato. Ma fa niente.
questo involucro è stata la mia prigione. Ora sarà invece il tramite del mio ritorno. Tutti periranno. Tutto tornerà in equilibrio dentro l'oblio. Supreme, the end. Le prove sono complete. Il titano finale è comparso. Il parry è ancora normale, bene. E cosa? Cosa è questo? Cosa mi stai sparando? Aiuto, questi non posso. Su questi non posso fare il parry a quanto sembra. Quindi devo solamente schivarli. E immagino avvicinarmi a lui. Porca miseria, me l'ho già dimenticato del potenziamento. La prova del Cocore Maestro ha risvegliato il potere nascosto di Super Sonic. La parata è diventata parata perfetta, la quale può fermare qualunque attacco. La parata perfetta richiede tempismo perfetto. Vai avanti e libera il nuovo potere di Super Sonic. Bene, sì, confermo che c'è la parata perfetta. Ok, ok, ok. E questo l'ho mancato. Ok, peccato, ma diciamo che sono andato abbastanza bene. Vorrei provare a fare un... No. 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 Ok. Vorrei provare, dicevo, a fare questo. Posso farlo? Posso farlo. Non posso farlo. Non funziona il side loop su... O almeno funziona, ma a quanto pare devo schivare i suoi attacchi. Per una volta... Ah, abbiamo... Perché abbiamo 789 healing? Ok. Non stai prendendo danno. Perché non stai prendendo danno? Non mi piace il fatto che tu non stia prendendo danno. Scusami. Perché i link stanno continuando a diminuire? Cioè, ok, il counter sì, va bene, però proprio non. Ok. No, questo l'ho mancato. Oh no. Ok, vai, 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 liberati. E... riattacchiamolo. Oh no, ha recuperato tutta... Perché hai recuperato tutta la vita? Perché hai recuperato tutta la vita? Ok, facciamo che ci riprovo. Ok. Ah. Perdo ring ogni volta che mi colpisce, sì. Posso confermarlo. Non ce la farò mai. Ok, e stavolta ce l'ho fatta. E adesso posso colpirti. Bene. Bene. No. Dai, stiamo andando bene. Ce la sto per fare. Recupera vita ogni volta che mi colpisce con quei cosi. Il che è parecchio scomodo. Ok. Ah, cosa mi impedisce di andare più in là? Ah, devo continuare a fare questa cosa. No, non devo continuare per questa cosa. Cosa devo fare? Oh! Ok.
Ok, la prima. Il primo tentativo l'ho perso. Va bene, l'abbiamo capito. Peccato. Ok, il primo tentativo non è andato benissimo, ma adesso provo a colpirlo e basta. E boh, non so cos'altro provare sinceramente. Non riesco a pensare a niente di particolarmente utile. Devo, però i consigli mi dicono di staccare la connessione. Come dovrei fare a staccare la connessione? Non riesco a fare niente. In dubbio riprovo a fare questo. Posso colpire qualcos'altro in caso? No. Oh. Oh, ok. Ok. Stavo mirando quel coso. Un secondo. Un secondo, sto mirando al coso. Sì, sto mirando questo, ok. Ok, devo concentrare tutto il mio fuoco su questo coso. Benissimo. E adesso posso continuare ad attaccarlo bene. Oh, ok. Vai, vai così. Vai così, lo sto distruggendo. E... dai. Manca. Tocco, credo. No. Però non è più collegato al... alla cellula ma... no, forse dovrei... tipo, attaccare la testa. Sì, sì, confermo che devo attaccare la testa. Bene, bene. È andato? Sì. Ok. E si è ricollegato. Bene, però abbiamo visto come bisogna fare. Quindi facciamo questo. Poi devo spostarmi. E... no, come avevo fatto prima? Mi sono perso. Ok, così. Devo solamente aspettare. Ok. No. Ecco. No, aspetta, ce l'ho fatta. Ok. No, quasi, 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 quasi. Però so cosa fare, so come fare adesso. Cavolo, non è facilissimo, questo boss? Può sembrare, ma non è facilissimo, proprio per niente. Ah, e se facessi invece... aia. Ok, no, non posso, non posso, non posso fare nessun attacco contro quello, se non per appunto questo qui. Ok, e certo che però se voi mi attaccate in un momento in cui non posso contrastarvi, diciamo che non è molto leale da parte vostra. Spero che possiate comprendermi, anche se mi attaccate, mentre non vi vedo. Perché non posso per l'appunto contrastarvi. Ok, adesso non devo attaccarlo qua, devo attaccarlo qui. Ah, forse devo fare così. Sì. Oh. Devo prendere questo? Come facevo con Knight? Sì. E loro da quando per esattezza possono volare?
Oh, ok. Ok. Vai. No. Non... No, aspetta, devo solamente aspettare adesso. Sei fermo. E ok. Vai. Oddio, ero sicuro di aver perso. Ok. Adesso rifacciamolo nel modo giusto. E... E ok. No, no, non sta andando bene. Ok. Ok. Vai. Ok, devo riprovare a fare questa cosa. Ma devo fare molto in fretta a sbarazzarmi di lui un'altra volta. Anche perché sono a corto di ring, leggermente. Dai, sbrigati. E ok. Scusami tanto, Re Maestro, ma credo proprio che dovrò usare tutta la mia potenza!
Molto brava, Sage. Torniamo a casa, figlia. Casa. Mi piace questa parola. Padre. Beh, che dire. Un finale decisamente più soddisfacente, possiamo dire, rispetto a quello originale. Sia perché hanno dato risposte a diverse domande, anche parecchio importanti. Sia per, vabbè, ovviamente la battaglia finale che, anche se non era molto intuitiva, forse sono solamente io un po' stupido, perdonatemi in tal caso, è stata molto bella. E poi ci ho messo solamente due tentativi, e il primo solo perché non capivo che cosa dovessi fare. A un certo punto però ho avuto il terrore di aver perso, perché ho visto che perdeva i Chaos Emerald, come si dice, e anche tutti i ring, e pensavo veramente che fosse la fine. Ma era un bel troll. Ah, c'è una post-credit? Ah no, ok. Bella però questa canzone. Wow. Molto bella questa canzone, in effetti. Ed è il tema del boss finale originale. Molto, molto bello. Ian Flynn, apprezzatissimo, come sempre. Siga, io ti odio un po' per quella missione di Titani. La missione del Cocore Maestro, che era meno difficile, molto meno difficile, anzi, della battaglia boss finale. E ovviamente, giustamente, come sempre, il controller deve spegnersi durante i titoli di coda. Quindi, che dire, sono estremamente soddisfatto da questo terzo DLC. E non è ancora finito, perché chiaramente dobbiamo maxare tutti quanti. E con tutti quanti intendo ovviamente Tails, Amy e Knuckles. Inoltre dobbiamo anche vedere tutti i nuovi livelli del cyberspazio, le nuove sfide. Non abbiamo ancora mai liberato neanche un animale. Abbiamo fatto un solo livello del cyberspazio, è andato anche abbastanza male, se proprio volete chiedermelo. Ma sì, sicuramente lo faremo nei prossimi giorni. Ma questo lo porterò in contemporanea a Super Mario Odyssey. Adesso ho messo ovviamente in primo piano la trama di Sonic Frontiers e Final Horizon, perché è importante, è parecchio importante in effetti. Ma adesso che il mio compito è solamente quello di andare un po' in giro a grindare, se vogliamo dire così, posso farlo tranquillamente insieme a Mario Odyssey, anche perché anche lì ormai il mio compito non è più niente di particolarmente importante da un punto di vista di trama. One We Dream, mia canzone preferita del gioco personalmente, anche se questa potrebbe essere un secondo posto insieme a Dear Father. Comunque sì, ripeto, molto molto soddisfatto da questo DLC. Ancora Siga, ti odio per la missione di del Cocore Maestro, e ti odio per quelle due torri, che alla fine sono difficili solamente la prima volta che le rifate, perché off camera, questo devo dirlo, off camera, tra lo scorso e questo episodio sono sceso dalla torre e ho provato a rifarla da capo per vedere se effettivamente la mia teoria era fondata ed era difficile solamente prima che si riuscisse a completarla completamente. L'ho fatta al primo tentativo, quest'ultima torre. Quindi non ha il minimo senso. Questo DLC ha dei livelli di raging al primo momento che sono altissimi, anche soprattutto paragonandoli ai livelli di rage che invece c'era
nel gioco base che era decisamente facile, bisogna dirlo. Quindi sì, poi un'altra cosa che mi ha dato un po' fastidio è qui sulla versione Switch il pop-in decisamente esagerato, il lightning che è un po' sì, un po' no, ma è stato divertente. Ma credo sia il momento di muoversi. So che avete tutti grandi piani. Quando ci rivedremo farai fatica a riconoscermi. Chissà se Cream e Styx sono libere. Potremmo farci una bella gita. Sarà bello tornare alla mia isola. Almeno per un po'. Stiamo sprecando tempo. Andiamo! E giustamente torniamo ai titoli di coda così. Assolutamente giustamente, sono gli stessi titoli di coda del gioco base. Quindi sì, le cose che non mi hanno fatto impazzire le giorette, però alla fine è sempre una questione di rage, poi probabilmente si riprova anche la sfida del Coccone Maestro. Magari in live posso riprovarci, sì, si potrebbe fare. Poi magari mi rendo conto che non era così difficile come pensavo, anche perché la parata perfetta sono riuscito a farla decisamente meglio rispetto agli altri titani con Supreme finale. Poi che dire, a proposito di questo Supreme finale, a livello di lore molto bello, abbiamo avuto meno informazioni su The End rispetto al finale originale, quindi a questo punto non so quale verrà considerato canonico, anche se credo proprio questo si vedrà, ce lo confermeranno in futuro immagino, anche perché ricordo che questi due finali teoricamente sono due possibili simulazioni di Sage, quindi potrebbe essere andata in entrambi i modi. In entrambi i modi The End è stato sconfitto, quindi sì, solo che in uno dei finali The End non ha deciso di controllare Supreme, ma Sage l'ha preceduto. Quindi è una cosa un po' strana, perché è tutta una questione di chi controlla chi. Ma alla fine mi chiedo se nel finale originale sarebbe comunque stato in grado di controllarlo, perché The End non credo si faccia particolari problemi davanti ad una ragazzina hacker, perché è sostanzialmente quello che Sage è, anche se abbiamo visto che è abbastanza potente durante il gioco base. Ma per il resto credo che The End sia più potente, anche perché The End, come abbiamo visto, è quasi riuscito a fare fuori Super Sonic. Ma queste cose di lore credo che me le studierò meglio poi dopo, quando rianalizzerò tutto, magari anche in fase di editing, perché questa serie non la sto editando il mio editor, che ha lavorato anche alla serie Sonic Lost World, ma la sto editando io, quindi ho la possibilità di rianalizzare magari dei dialoghi che mi sono perso o di rivedere i passaggi dei riferimenti che avevo mancato. Quindi sì, è per questo che ho deciso di editare io questa serie. Per il resto, che dire, Sonic Frontiers, ripeto, ottimo gioco, assolutamente ottimo gioco. Devo ancora decidere in che posizione metterlo nella mia tier list di giochi di Sonic. Potrei fare una tier list di giochi di Sonic, in effetti. La farò dopo che uscirà Sonic Superstars, però, perché esce tra quanto 2 settimane, mancano esattamente 2 settimane all'uscita di Sonic Superstars, wow. Non ce la farò mai finire tutto prima di quel giorno. Non importa, farò quel che posso. Nel caso ho ancora 3 giorni prima che arrivi anche Super Mario Bros. Wonder. Non ho la minima intenzione di portare 3 video al giorno. Nel caso Sonic Frontiers credo che l'avrò già finito da tempo per allora. Ma Super Mario Odyssey slitterà dopo la fine di uno dei due, e in quel caso porterò insieme quello e il gioco che continua. E immagino che sarà Super Mario Bros. Wonder, sia perché esce dopo, sia perché di solito giochi di Sonic, soprattutto classici, non sono particolarmente lunghi. Ma questo lo potremo sapere solamente quando uscirà il gioco, giustamente. Quindi per adesso non metto la mano sul fuoco su niente.
Per quanto ne so, in effetti potrei anche riuscire a finire tutto Super Mario Odyssey in tempo. Ma non lo so. Nel dubbio non ho nient'altro di particolare da dire. Avrei voluto portare altro tra questo e Sonic Superstars, però è andata così, è andata come è andata, non mi posso lamentare. E tra l'altro in questi giorni stanno uscendo anche un po' di analisi di persone che sono state chiamate per provare Super Mario Bros. Wonder e ne parlano molto bene, quindi sono molto speranzoso. Ma, e tutti i ricordi sono finiti, quindi noi ci vediamo domani, sempre qui, su Sonic Frontiers The Final Horizon. Dove immagino che andremo avanti con Knuckles, Tails e Amy a grindare per appunto. Quindi sì, alla prossima!